19 luglio 1943. Gli alleati bombardano Roma. Mentre Mussolini è a Feltre per incontrare Hitler e tentare di proporgli inutilmente l'uscita dalla guerra, nella capitale l'allarme antiaereo suona alle 11.02. 660 fortezze volanti B-17 e B-24, scortate da 268 caccia, volano sulla città eterna. I piloti dell'aviazione alleata del Mediterraneo, guidati dal generale statunitense James Doolittle, hanno per obiettivo la distruzione dello scalo merci di San Lorenzo e degli altri scali ferroviari dello snodo sud-orientale. L'area presa di mira, tuttavia, si trova a ridosso di quartieri popolari densamente abitati. Le 4.000 bombe sganciate nell'incursione, un migliaio di tonnellate, piombano sulla Basilica di San Lorenzo, sull'Università La Sapienza e sulle case, uccidendo 3.000 persone e ferendone circa 11.000. Altre 40.000 rimangono senza tetto. Arriva Pio XII. Circondato dai romani che lo applaudono e gridano pace, benedice tutti. Arriva anche il re, ma la popolazione lo copre di insulti. La caduta del regime è vicina. Mancano solo 6 giorni al fatidico 25 luglio.